Eccoci nella seconda parte del video su come preparare l'esame di anatomia. Dove siamo arrivati? Allora, nella scorsa puntata avevo sottolineato il fatto che sì, l'anatomia è una, ma i professori e gli stili di esame invece sono tanti. Ricordati di iscriverti al canale attivando la campanella e se questo video ti è utile condividilo con i tuoi amici per aiutare anche loro. E ora siamo pronti a ricominciare. Punto importante, calate ogni informazione che vi darò nella vostra realtà e nel vostro caso specifico. Di quello che sentirete non prendete nulla come oro colato, come assoluto, ma veramente fate lo sforzo di calarlo e di tradurlo nella vostra realtà. Ma questo vale anche quando raccoglierete le informazioni dagli studenti più grandi, però comunque tranquilli che ne parliamo dopo. Questo è un suggerimento che vi cambia veramente la vita, che vi dicono in pochi, ma quando me l'hanno detto ho svoltato. Studiate sempre con di fianco un atlante, non studiate mai senza. L'atlante deve essere la vostra copertina di Linus, o per i più giovani deve essere il vostro Pikachu per Ash, o la vostra mascia se siete orso. Personalmente suggerisco di avere l'atlante cartaceo. Innanzitutto vai all'indice, serve una tale immagine, sfogliando l'atlante per andarla a cercare cominci a farti un'idea, cominci già a vedere l'immagine che la precede e l'immagine che la segue, ovviamente se parte dal fondo. Gli atlanti sono solitamente organizzati per distretti. Andare a cercare un'immagine ti aiuta a costruire un tuo ordine mentale e a seguire determinati schemi. Sfogliare il libro inoltre ti aiuta anche a trovare immagini utili per il tuo studio. Se tu sei sul tablet o sul computer e hai l'atlante in formato solo digitale, ti dice già che tavola, che pagina è, inserisci e vai direttamente lì, oppure cominci a scorrere compulsivamente e non è che ti riesci a soffermare bene su ogni singola immagine, mentre sfogliando così tu già ti fai un'idea, vedi le altre immagini, cominci a elaborare. Anche impiegarci un minuto di più a cercare l'immagine giusta ti può aiutare sul lungo periodo nello studio. Inconsciamente cominci già a studiare le immagini vicine e poi magari vedi un'immagine che ti rimane impresso, ti ricordi il distretto, ti ricordi più o meno dov'era e sai che è lì. Ora la classica domanda: quale atlante devo scegliere? Quelli più conosciuti sono il Netter, il Sobotta, il Tieme, spero si pronunci così, e il Gray, cioè tutta la filiera dal testo all'atlante. Quale scegliere? A differenza dei testi, di cui parlerò tra poco, la scelta dell'atlante è molto più soggettiva. Deve essere quello che si avvicina di più ai tuoi gusti, quello che percepisci come più immediato. Deve avere quella caratteristica per cui tu leggi il testo, leggi un'affermazione, vai a vedere un'immagine e dici: ah, ecco, allora è così, ho capito. Ecco, questo intendo come vicino ai tuoi gusti. Dovendo diventare il tuo compagno fedele di studi, deve piacerti, deve proprio essere per te un piacere sfogliarlo. Quindi vai in libreria, ne guardi due o tre, quattro, quelli che hanno, quelli che ti sei fatto procurare, e in base ai tuoi gusti scegli il tuo atlante. Consiglio: non fatevi influenzare da quelli che vi dicono ma l'atlante è troppo semplice, la realtà è completamente diversa. Ni, è vero che è diversa, vasi e nervi non sono colorati. Dici che va specificata questa cosa? Sì. No. Okay. Ma vi serve il supporto della visualizzazione. Non fatevi poi convincere a scegliere un atlante troppo complesso. Ripeto, deve essere qualcosa che è estremamente utile a voi e non vi serve che vi complichiate la vita, che è già difficile. Se pensate vi possa essere utile un video con una recensione approfondita dei vari atlanti, scrivetemelo nei commenti. Oh, lo apriamo questo vaso di Pandora? Anche se è il vaso più brutto mai visto, non si fanno queste cose. Quale testo scegliere? Per rispondere a questa domanda, però prima facciamo sparire questo vaso. Nei mesi scorsi ho chiesto a tantissimi ex studenti o studenti di medicina che avessero già dato l'esame di anatomia. La domanda per tutti è stata: qual è stato il tuo testo e quali sono stati i pro e i contro? E direi che a questo punto possiamo mettere via l'atlante. È veramente un universo con mille sfaccettature. Fatemi sapere nei commenti se vi potrebbe essere utile un video con i dettagli dei singoli libri con pro e contro. Però essendo un lavoro estremamente lungo e dispendioso, veramente scrivetemelo così saprei anche regolarmi in base a ciò che vi è utile. Ma comunque, alla domanda qual è il testo migliore per studiare anatomia, la risposta breve migliore che vi posso dare è quello da cui il vostro prof o la vostra prof prende spunto per fare lezioni ed esami. Se dovesse poi utilizzare dei testi differenti per lezioni ed esami, cioè per lezioni estrapola immagini, schemi eccetera da un testo e poi da un altro invece trae le domande d'esame, ovviamente voi optate per quello da cui trae le domande o i concetti d'esame.
esame. Cosa intendo per il testo che il prof o la prof utilizza per gli esami? Intendo quel testo che contiene le informazioni che lui o lei vuole sentirsi dire. Vi ricordate il concetto per cui l'anatomia è infinita? Ecco, proprio per questo motivo rischiate di studiare tanto, veramente tanto, e poi non arrivare al punto focale, cioè quello che il prof o la prof vuole sentirsi dire. Ovviamente questo non è un invito a studiare solo per l'esame, solo per le cose che vi chiede il prof, ma di fare una cosa intelligente. Studiare quello che per il prof è rilevante non è parare, ma è essere efficaci. Studiare quello che il professore, ovvero il massimo esperto della materia in quel momento, vuole che tu sappia, vuol dire che tra le infinite cose che in teoria ci sarebbero da sapere, tu ti focalizzi su quelle più importanti. Studiare da un testo super mega iper complicato e completo ha dei vantaggi perché avrete tutte le informazioni, però questo testo non metterà in evidenza le cose che per il professore sono importanti, quindi rischierete magari di non arrivare a centrare il punto. Come si capisce qual è il testo più rilevante in questo senso? A questo punto dovrete fare un po' di ricerca. A volte è il prof stesso a consigliare un testo di cui lui o lei è il coautore o ne ha tradotto una parte. Quindi tendenzialmente in quel testo ci saranno tutte le informazioni che lui o lei vuole sapere. Fa niente se magari quel testo non è il migliore in assoluto. Magari da quel testo però estrapolate solo le parti rilevanti, cioè il capitolo che ha scritto il prof, eccetera, eccetera. L'altro modo per sapere qual è il testo di riferimento del prof e chiedere a chi ha già sostenuto l'esame con lui. Attenzione però, la cosa più difficile è ottenere informazioni oggettive senza il bias della soggettività e di tutta la componente emozionale. Cercate quindi di chiedere a più persone possibile per fare così una media delle informazioni che riceverete. Allo stesso tempo, mentre chiedete informazioni per il testo, cercate anche di ottenere le informazioni su quali sono gli argomenti più richiesti all'esame. Se per esempio dalla vostra indagine scoprite che il canale inguinale è stato chiesto una volta negli ultimi 10 anni, sicuramente A, non sceglierete il testo in base a quello che spiega meglio il canale inguinale, e B, dovrete avere un'idea generale del canale inguinale, non dovrete sapere i dettagli. Quindi questo vi aiuta su due cose molto importanti. Viceversa, se dalla vostra indagine scoprite che il polmone viene chiesto a uno studente sì e a uno studente no, di quello dovrete sapere tutto, compreso nome, cognome, indirizzo, motivo della chiamata di ciascun alveolo. Tutto questo lavoro di ricerca va fatto il prima possibile, anche perché farlo il giorno prima dell'esame non ha senso. Scoprite che avreste dovuto studiare a menadito un argomento che avete, non dico saltato, però che sapete poco, vi fa venire l'angoscia, mentre magari se voi non sapeste in anticipo, non aveste quest'ansia anticipatoria, ve lo chiedono, magari grazie all'adrenalina, cervello che è un pochino più attivo data la situazione di stress, qualcosa riuscite anche a dire in maniera corretta, sensata, e potreste anche fare buona impressione. Cerchiamo di riassumere i capisaldi, perché questo è un discorso che potrebbe durare ore. Punto principale: scegliete il metodo in base alla modalità d'esame. E qui ritorna di nuovo il concetto di ricerca di cui abbiamo parlato prima. Che cosa devo fare? Devo avere chiara quale sarà la modalità d'esame. Scritto? Orale? Un orale che dura 5-10 minuti tipo botta e risposta? Un orale con domande apertissime in cui lo studente deve impostare in autonomia un discorso, una descrizione? Queste cose bisogna saperle prima. Ora che sappiamo com'è l'esame, possiamo scegliere il metodo. Ci serve qualcosa che ci fa studiare in modo schematico? Oppure ci serve allenare la nostra capacità espositiva o di impostare un discorso? Legato a questo torna anche il discorso di conoscere il professore e gli argomenti sui quali non transige. Trick number one: cerca di assistere agli esami in modo tale che vedi deviso direttamente come si pone il professore, che tipo di domande fa, che risposte gradisce, quanto sono approfondite le risposte, eccetera, eccetera, eccetera. Extra trick. No, così siamo Pirlo. Cerca di preparare un argomento ampio a tua scelta, perché nel caso ti faccia una domanda veramente cattiva, mi parli di un argomento a scelta, ti può fregare questa domanda di solito se non sei preparato. E due, se prepari un argomento a scelta ampio, hai innanzitutto un'arma in più nel tuo arsenale, un argomento su cui sei sicuro, sai che ce l'hai, quindi è un po' anche questo una copertina di Linus, è qualcosa che ti rassicura. Ma anche se è ampio abbastanza, cioè non preparare il lobo destro del fegato, prepara il fegato. Se prepari una domanda a scelta tipo il fegato in maniera sensata, tu non solo conosci bene l'organo, ma conosci verosimilmente anche tutto ciò che lo circonda, gli organi vicini. Parti dal fegato e dici: ok, a quel punto sai anche colecisti, sai anche flessura epatica, il diaframma, il rene. Insomma, se poi ti chiede i reni o il diaframma, poi li sai anche collegare.
Sbobine sì, sbobine no. Questo è il dilemma. Prima di tutto andate a recuperare il video che ho fatto sulle sbobine, utilità, come farle, quando farle, eccetera, eccetera, che troverete... Quando compare vuol dire che l'ho finito. Per anatomia, le sbobine servono? Considerate queste variabili. In quanti sareste a farle? Quanto tempo vi occuperebbe? Quanto tempo vi farebbe risparmiare? Cioè, sapete che il professore vi chiede solo quello che ha spiegato a lezione e quello che ha spiegato a lezione è difficilmente trovabile sui libri. Siete in 50 nel gruppo di sbobini, che vuol dire che voi dovreste fare una sola sbobina ogni 2 mesi e quella sbobina vi occupa 3 pomeriggi. Hai ancora dubbi? Diverso è se il gruppo di sbobine è composto da 3 persone con un carico di lavoro abnorme, e vi assicuro, capisco, perché io ho sempre sbobinato da solo integrando dai libri, so che cosa vuol dire sbobinare, so cosa vuol dire il resto, e oltre a questo, diciamo, le lezioni non è che siano proprio esemplari. In questo caso ha più senso stare attenti a lezione, prendere bene gli appunti, che tra l'altro è una cosa valida sempre, registrare in modo tale che poi eventualmente dopo può riascoltare e ricontrollare gli appunti, però affidarsi ad un testo. Chiaro che anche i componenti del gruppo sbobine sono importante. Se qualcuno fa il lavoro con i piedi, o meglio, ci mette i piedi e non ci mette la testa, facendo sbobine senza ragionare su quello che scrive, classico esempio, allora la cosa più importante è il cervelletto, perché sapete che poi ieri sera sono andato a giocare a calcetto e quindi ho preso una botta, il cervelletto quindi è importante per... tra l'altro prima non vi ho spiegato che le vie ascendenti, quelle che vi dovete ricordare perché se andate sul resegone ad arrampicare, cose di questo tipo, poi se ci aggiungete anche magari un italiano o un inglese un po' zoppicante, mi ricordo una sbobina che avevo visto, il craneo, non è arrivato neanche alla prima riga, cioè proprio accantonata. Ecco, in quel caso studiare delle sbobine vi fa perdere un sacco di tempo. E ne leggo una che mi avete mandato che... ve la leggo. Aperta tonda, con fare confidenziale, chiusa tonda. Consiglio pratico, prima di aprire bocca, giratevi tutto il vetrino. A volte la lesione non si trova in qualsiasi campo, ma in una piccola area. Virgolette, non esistono. Perché vi sgamano se ripetete a memoria. Scritto in chiaro. Ripeti solo quello che vedi. Che è un consiglio valido per tutti. Aperta tonda, voce fuori campo. Chiusa tonda. Si può spegnere la luce? In penombra. Chiusa tonda. Primo vetrino. Ecco, diciamo, in tutti questi casi in cui lo studio viene reso un po' più difficile dalla sbobina, è meglio affidarsi al testo o ai propri appunti. Chiaro che ci sono una miriade di sfumature tra un estremo e un altro, però le variabili da considerare sono tempo impiegato, tempo risparmiato, professore, esame, qualità del materiale e gruppo di lavoro. Mi raccomando, prima di buttarvi a pesce sulle sbobine, tenetevi sempre il testo di riferimento di fianco in modo tale che potete controllare le informazioni e verificarle. Ricapitoliamo. In questo video vi ho parlato dell'approccio classico allo studio dell'anatomia. Testi, atlante, appunti e sbobine. Scrivetemi nei commenti, come vi ho detto prima, se volete un video con informazioni più approfondite sui vari testi ed atlanti. Ricordatevi di iscrivervi al canale, condividere questo video se vi è stato utile. Noi ci vediamo nel prossimo episodio in cui parlerò di metodi più moderni, più innovativi per studiare anatomia.